Siamo qui, vedete, nello stand del Granarolo al Cibus a Parma, la più importante fiera del settore a livello italiano, ma tra le più importanti a livello internazionale. Siamo in compagnia di Lucia Sisti, che è la responsabile marketing per l'azienda Granarolo per quanto riguarda l'Italia. Ecco, la prima domanda viene spontanea: che novità presentate come Granarolo in occasione di questa importantissima manifestazione? Sì, grazie per questo tempo che ci dedicate. Le novità principali sono attorno a noi in questo momento, quindi stiamo presentando la nuova gamma di formaggi freschi Perla, una nuova gamma di formaggi che produrremo in un nuovo stabilimento in Puglia, che si comporrà di tutte le specialità lattiero-caseari fresche pugliese, quindi a partire dalla burrata, la mozzarella fior di latte, la stracciatella e altre specialità. Lo stabilimento produrrà a partire dal mese di ottobre e copriremo l'intero territorio nazionale con le nostre produzioni. Qui al Cibus abbiamo il corner per gli assaggi e un angolo con il casaro che fa spettacolo filando in diretta la sua pasta filata. La seconda grande novità, l'insieme di novità che presentiamo invece riguarda il mondo di Granarolo Benessere. Granarolo Benessere è il marchio con cui presidiamo tutto il segmento dell'healthy food. In particolare parliamo di proteico, quindi mondo di prodotti ad alto contenuto di proteine. Questo è un mondo in forte crescita che ci vede competere come leader nel segmento dei formaggi freschi, che stiamo continuando a alimentare con nuovi lanci. In particolare al Cibus di quest'anno presentiamo la burrata proteica, che sarà la prima burrata proteica light senza lattosio sul mercato, le nuove barrette fresche e dei gusti di un nuovo yogurt Next, che è il lancio che è in arrivo sugli scaffali. Tra le altre novità poi abbiamo l'ampliamento della gamma Yomo, che si arricchisce con dei nuovi gusti e nuovi prodotti per l'estero, con un particolare focus sulle gamme dei formaggi stagionati DOP che al meglio valorizzano il portato italiano che Granarolo può portare nel mondo. Quindi diciamo così una vasta gamma di prodotti per coprire varie fasce di mercato, stando bene attenti alle esigenze per quanto riguarda ovviamente i consumatori. Assolutamente, perché nel nostro sviluppo ovviamente il consumatore è il faro guida, quindi quello che Granarolo sviluppa è per andare incontro alle richieste crescenti del consumatore, così come è stato per il proteico, così come è stato per la richiesta di formaggi che siano di qualità, così come è per tutto quello che dicevo prima, lo sviluppo dell'estero, in cui comunque il Made in Italy continua a essere un trend che traina l'export. Mi è venuta in mente un'ultima domanda mentre stava parlando. Negli ultimi anni avete fatto diverse acquisizioni. Avete in programma qualche cosa, qualcos'altro per quanto riguarda? Le acquisizioni degli ultimi anni sono sempre state volte ad ampliare quello che è il nostro portafoglio di specialità, con particolare focus sulle specialità territoriali. Penso in particolare, sempre parlando del mondo dei formaggi, alle acquisizioni come l'azienda Costa, che è un'eccellenza nel mondo del gorgonzola. Gli sviluppi futuri li vedremo insieme nei prossimi mesi. Dipende, se si presenteranno le occasioni, vero? Certo, va bene. Molto bene, in bocca al lupo, complimenti per quanto state facendo e avanti con il Cibus per le migliori soddisfazioni di questa fiera. Grazie mille, grazie.